Radio Radicale, siamo con l'onorevole Lolini della Lega, che è commissario regionale in Toscana per il Carroccio, per parlare con lui dei rischi dell'inflazione e dell'aumento dell'energia. Lo chiedo a lei perché so che lei è un imprenditore e insomma, tra poco dovrà affrontare anche l'ostacolo dell'aumento dell'energia e di tutte le problematiche legate anche all'aumento dei costi. Noi abbiamo già visto che alcuni prodotti stanno cominciando a lievitare. Volevo sapere se nel settore dove opera lei già si sente il peso dell'inflazione e che cosa è necessario fare di fronte al caro bollette. Ma oltre alla problematica esistente oggi sull'aumento del settore energetico, abbiamo grossi problemi in agricoltura per quanto riguarda l'approvvigionamento di combustibili. Ancora non abbiamo trovato la soluzione che potrebbe esserci per quanto riguarda l'approvvigionamento con sistemi diversi per quello che riguardano la trazione dei trattori e dei mezzi meccanici, e quindi ci troviamo in grossa difficoltà perché il gasolio agricolo sta aumentando vertiginosamente, e questo porta a un aumento di tutte le materie prime, ma soprattutto porta a un aumento di tutto quello che serve per l'agricoltura oggi e per la trasformazione dei prodotti. L'aumento è considerevole, in più ci si mette anche l'inflazione, e questo effettivamente crea numerosi problemi a noi come agricoltori. Allora, il problema qual è? Il governo che deve sostenere le imprese o diciamo sta a monte al fatto dell'indipendenza energetica del nostro paese, che è un problema che abbiamo dovuto affrontare soprattutto negli anni 70, quando c'è stato lo shock petrolifero e poi alla fine degli anni 70, quando c'è stata anche la crisi in Iran e per un periodo dovevamo spegnere, cioè c'erano le interruzioni programmate di energia elettrica. Ma il problema principale è proprio questo: in Italia c'è una mancanza di una politica energetica totale. È stato fatto il referendum per abrogare l'energia nucleare, e ne paghiamo oggi le conseguenze, quando poi accanto a noi, paesi sempre dell'Europa, si avvantaggiano perché hanno la possibilità di avere centrali nucleari. Tra l'altro, in questi giorni c'è una proroga per la ripresa delle centrali a carbone che erano state dall'Europa vietate, e mi sembra che tutti facciano di un'erba in fascio, un fascio, nel senso che ognuno pensa agli interessi suoi anche dentro l'Europa. Certamente noi siamo siamo all'ultima frontiera in tutti i sensi, perché non abbiamo risorse energetiche proprie dell'Italia, perché visto che non possiamo attingere, sono stati vietati l'attingimento per il gas naturale, per quanto riguarda la ricerca di petrolio nel mare, e poi non possiamo andare certamente solo con il fotovoltaico o certamente con l'energia idroelettrica, vista anche la problematica sull'energia idroelettrica di quest'anno, dove c'è poco apporto di acque, soprattutto nel nord Italia. Quindi grossi problemi, e certamente ci troveremo a un bivio enorme in questo senso: un'assenza di politica energetica in Italia che non ci permette di andare avanti come Italia, come sistema Italia, ma soprattutto un grave danno a noi imprenditori. Quindi se il governo dovesse pagare le bollette non risolverebbe il problema. Non credo che risolvi il problema se non si fa effettivamente una nuova politica energetica, quindi stravolgendo tutto quello che è stato fatto negli anni passati, e quindi passare a una nuova politica energetica che vede anche la risorsa del nucleare pulito, e dobbiamo per forza, anche perché, ripeto, ai nostri confini tutti usano l'energia nucleare, solo noi in Italia non possiamo farla perché l'abbiamo abrogata, o quantomeno abbiamo bloccato delle centrali nucleari che esistevano. Mi riferisco per esempio a Montalto di Castro, dove è stata convertita, e quindi ne paghiamo oggi le conseguenze.
E poi era vicino all'area dove vive lei, quella di Montalto di Castro. Sì, io sono in Toscana, Montalto di Castro è nel Lazio, ma provincia di Viterbo che confina con la Maremma. Che confina con la Maremma, che è il mio territorio, sì, è vero. Senta, i prodotti agricoli che tratta lei sono già aumentati? Lei è un produttore di riso? Riso, io sono produttore di riso, sono sia aumentati come materia prima, come risone, sia soprattutto anche alla grande distribuzione, continui aumenti per quanto riguarda il riso bianco. Quindi, ma tutto sta aumentando tutte le produzioni agricole stanno aumentando, mettendo in grossa difficoltà soprattutto gli allevamenti, dove negli allevamenti c'è bisogno di prodotti per l'alimentazione animale, e questi stanno andando alle stelle. Questo è un problema. Senta, è fiducioso che Draghi e anche Cingolani riescano a trovare una soluzione, oppure pensa che la visione di questo governo, che non è di lunghissimo periodo, scaricherà tutto sulla... Probabilmente scaricherà tutto su quel governo che verrà fra un anno. Certamente io mi auguro, anche perché ne facciamo parte di questo attuale governo, mi auguro che ci sarà una visione diversa per poter risolvere alcune problematiche che sono stringenti in tutti i sensi. Senta, lei è favorevole alla modifica della Costituzione che si sta discutendo oggi per la tutela dell'ambiente e i diritti degli animali? Sì, però certamente che non porti questa modifica, non porti delle problematiche per quanto riguarda il settore umano, che bisogna certamente capire sia una parte ma sia l'altra. Il mondo è fatto di tanti esseri, animali e umani soprattutto, e bisogna fare politiche che non stravolgano né l'una né l'altra parte. Bene, la ringrazio, l'onorevole Lollini della Lega, con il quale abbiamo parlato dell'inflazione e del caro bollette. Grazie.